La mattina dopo l'incontro con Trinità, Neon arriva al lavoro sbronzo ed in ritardo. Quando ad un certo punto... Neon, lei si deve mettere in testa che non può arrivare all'orario che vuole. Abbiamo delle regole e queste devono essere rispettate da tutti e lei non è escluso. Deve mettersi in testa che ogni dipendente di questa azienda è importante e da ciò deriva che se un dipendente ha un problema, anche l'azienda ha un problema. La nostra società, signor Neon, è come un corpo umano. C'è il cervello, il cuore, i polmoni, le braccia e le gambe. E lei, signor Neon, è il buco del culo. Lei, signor Neon, mi deve portare rispetto. Io qui sono la legge e la mia autorità è inoppinabile. È chiaro? È chiaro. Perfetto. E ora torni alla sua scrivania e si ricordi. Luciano! Durante la mattinata, Neon però riceve la chiamata da un personaggio sconosciuto. Quando ad un certo punto... Pronto? Super cazzo alla prematurata. Cosa? La merda rosa. Che in bocca tua riposa. Che in bocca tua marcisce. Che in bocca tua rinasce. Adesso che hai fatto la rima sei più scemo di prima. Oh, ma basta prendermi in giro. Chi sei? Dimmelo. Neon, sono Amadeus. Sei in pericolo. Sono venuti a prenderti. Chi è venuto a prendermi? Alzati e guarda verso i cessi. Porca! È pieno di sbirri! Non sbirri. Sono agenti, Neon. Agenti che controllano... La Matrice! E sono venuti per te. Segui le mie indicazioni e uscirai libero e incolume da questo edificio. Va bene, dimmi cosa devo fare. Fai un salto. Fatto. Fanne un altro. Fatto. Fai una giravolta. Ok. Falla un'altra volta. Così. Guarda in su. Su. Guarda in giù. Mm-hmm. Dai un bacio a chi vuoi tu. Signor Neon, cosa sta facendo? Lei è in arresto. No, aspetti. Mettetemi giù le mani. Aiuto. Aiuto. Ahimè. Le indicazioni di Amadeus non servirono a nulla e Neon venne arrestato dagli agenti che controllano la Matrice. Lasciatemi andare, aiuto, aiuto. Mannaggia chi va a bord, chi va a stramort. Quali cavalli?